L'allarme mercurio nel fiume Ofanto anima ora dopo ora sempre di più il dibattito sociale in Alta Irpinia. Il corso d'acqua, sul quale si attendono probabilmente ulteriori indagini dell'ARPAC, tocca il territorio di vari comuni, tra cui Teora. Ad intervenire in collegamento telefonico è il sindaco del comune altirpino, Stefano Farina, il quale spiega di aver adottato un'ordinanza che vieta di prendere acqua dal fiume e dai pozzi circostanti e lancia l'idea di avviare un progetto comune per tutelare l'ambiente altirpino e per dare un futuro decente a quella parte di provincia di Avellino. Insomma, prendiamo atto di una situazione che sicuramente ci deve far preoccupare, tant'è che io, quando ebbi la comunicazione da parte della provincia, non persi tempo a disquisire sulle competenze, ma diedi priorità all'azione, quindi ho emesso subito una ordinanza che vietava l'utilizzo delle acque dell'Ofanto. Per la verità io dico che questa è solo la spia di una condizione generale che io da anni denuncio, per la verità, nel senso che ritengo che ci vuole un approccio nuovo anche alla capacità di introitare finanziamenti pubblici. Io ripeto da un po' di tempo, sull'ambiente bisogna fare un'azione di grande prevenzione. L'Ofanto oggi è il tormentone di questa settimana, ma io parlo di amianto, parlo di aria, parlo, insomma, io credo che le amministrazioni comunali debbano essere ascoltate dagli enti quali la regione, il governo centrale, e che si faccia un'azione per rendere il nostro territorio sano e puro, non come lo vorremmo, ma come è doveroso che sia. Qual è la proposta turistica che noi vogliamo fare? Possiamo avere tutti i castelli che volete, tutta l'acqua buona, ma se non abbiamo un territorio che non è inquinato, che è sano, che è appetibile e che soprattutto trasferisce un'agricoltura di qualità perché è sano, è inutile che ne parliamo. Quindi correggiamo la linea anche di finanziamento. C'è necessità di recuperare la salubrità di questi luoghi.